un uomo di Forza Italia che si presenta con una lista civica, non è un'anomalia? Non è un'anomalia per il semplice motivo che noi non, come ex Forza Italia, appartenente all'ex Forza Italia, non vogliamo assolutamente, non crediamo che le imposizioni dall'alto che ha avuto questa segreteria. Pertanto ci siamo prima, io mi sono autocandidato, ma adesso non ho voluto propormi in prima persona proprio per non moltiplicare il numero dei candidati sindaci, e ci siamo appoggiati alla Sili Prandi che in questi anni ha sempre difeso quelli che sono gli interessi della città e dei cittadini trevigliesi. Ecco, l'impressione è che la candidatura di Pezzoni per PDL e la Lega non sia molto legata al territorio. Infatti non è molto legata al territorio, la base sia del PDL che della Lega non sono favorevoli a questa candidatura, per questo che ripeto, io mi ero prima autocandidato e adesso, sentendo sempre quelle che sono le esigenze della base, ci siamo appoggiati, abbiamo formato questo nuovo, questa lista civica che è Uniti per Treviglio, e questa lista civica appoggiamo, ripeto, quella che è stata colei che ha difeso in questi anni la cittadinanza trevigliese portando avanti molte idee, molti programmi che possono essere rivalutati poi successivamente se avremo la fortuna di vincere o di andare al ballottaggio.